Grazie, grazie per avermi dato la possibilità di porgere il saluto dalla Sardegna. La Sardegna è l'ultima delle regioni ad aver ottenuto la delega sulla tutela dei minori. E questa delega ci è stata conferita il 22 giugno. Per me, che rappresento la Sardegna, che comunque ha un legame molto forte con il Piemonte, non sono qui a farvi lezioni storiche, ma vi ricordo, ragazzi, il Regno Sardo Piemontese. È un momento importante oggi, perché da qui, da questo convegno, che nasce per la Sardegna il momento di operare. Avendo ricevuto le deleghe alcuni mesi fa, siamo decisamente in ritardo nell'operare rispetto alle altre regioni d'Italia. Ed essendo stata investita dalla parte della mia regione, ma del mio stesso comitato, del piacere, ma se vogliamo anche dell'onere, di prendermi cura di quella che è la tutela del minore, oggi per noi questa era una tappa obbligatoria. Quando ho chiesto la parola, io ho detto che il mio era un intervento emozionale. È un intervento emozionale perché credo che il successo di un convegno non sia soltanto quello di informare. E in questo mi voglio rivolgere ai ragazzi, che ritengo, rispetto ai loro coetanei, un auditorato privilegiato. Io non so, ragazzi, se voi vi rendiate conto dell'importanza della vostra presenza qua e del fatto che voi oggi avete comunque ricevuto un insieme di informazioni. Spero che voi non siete qua semplicemente perché la scuola lo ha deciso per voi. Io sono un cultore della materia giuridica, sono un avvocato, sono un giudice, ma soprattutto sono una persona che decide spesso di andare nelle scuole a parlare ai ragazzi. Porto loro un processo simulato, porto loro i pericoli della vita, i pericoli di chi li vede dal punto di vista della giustizia, da chi è chiamato a giudicare, a emettere una sentenza. E spesso si chiede se per caso una buona informazione non avesse potuto evitare certe cose. Io sono figlia di quella generazione dove ci veniva detto: cerca di capire i tuoi genitori. Voi fate parte di una generazione dove ai genitori si dice: cerca di capire tuo figlio. Io penso che voi siate molto molto fortunati, e penso che la presenza delle istituzioni oggi non sia altro che un grande abbraccio nei vostri confronti, di questi ragazzi che comunque sono figli di un progresso che comunque li mette in grave pericolo. Non avevamo ancora ricevuto le deleghe quando ricevo l'invito da parte di un preside delle scuole medie che mi segnala che alcuni ragazzini di prima media avevano commesso un reato su Facebook, violazione della privacy. E da una parte c'erano i genitori dei ragazzini, tra virgolette, violati nella loro privacy, che chiedevano giustizia. Ho incontrato questi ragazzi, ma quanti di loro avevano capito che con un click fotografico avevano commesso un reato? Noi non ci pensiamo. Sono state illuminanti, probabilmente perché io sono un giurista, le parole di chi mi ha preceduto e ha detto: quando noi leggiamo un contratto lo leggiamo bene, ma quando noi facciamo una foto e la pubblichiamo su Facebook, dobbiamo rifletterci. Questo è un intervento dell'emozione, come ho detto prima, perché le immagini ci hanno veramente catapultato nei pericoli. Immagini brevi, ma le emozioni sono brevi. Per questo io sono molto contenta oggi di incontrarvi. Ringrazio per aver avuto la possibilità di venire qua e vi racconto un aneddoto. Io incontro molte persone, faccio molti convegni, sono un animale sociale, ma non sono su Facebook. Non sono su Facebook perché, scrivendo le sentenze, ho sempre paura che qualcuno possa entrare nel mio computer e leggerle prima della mia pubblicazione. Durante un convegno, una persona mi disse: mi dai il tuo contatto Facebook? E io dissi: non ce l'ho Facebook. Sembravo un extraterrestre, tutti hanno Facebook. E allora questa persona mi disse: ma come fai a ritrovare i tuoi amici che hai perso?
dissi tra me: ma se li ho persi, ci sarà un motivo? Grazie.